Una produzione intensa articolata che sfida i canoni classici e sperimenta quella cinematografica promossa e sostenuta da Vicenza Film Commission. Un palinsesto di film cortometraggi incubati per anni spesso per mancanza di denaro, un contributo che dal prossimo anno la Regione Veneto vuole però incentivare. Almeno questa è la promessa fatta alla presentazione dei lavori alla Mostra del Cinema di Venezia. Anche se c'è una difficoltà nel reperire finanziamenti, io credo che il cinema rappresenti una grande opportunità di marketing territoriale, un'opportunità che interessa l'economia perché con i film si vedono luoghi, si fa cultura, ma si fanno lavorare persone, attrezzisti, tecnici eccetera. E da questo punto di vista, per esempio, la Regione potrebbe interessarsi anche a fare della formazione per personale se si riuscirà a portare un momento di mercato, cioè un momento di commerciale all'interno di una mostra internazionale come questa, credo che sarà un gran beneficio per il cinema veneto e per il cinema italiano. Qui oggi hanno fatto una promessa, 1 milione di euro per il cinema prodotto in Veneto il prossimo anno messo sul piatto dalla Regione. Fino adesso quanto la Regione si è esposta pur sapendo tutte le difficoltà? Ma io ho raccontato che ho detto che a parte il poco che ci hanno dato, dico quest'anno ci hanno dato zero e lo scorso anno altrettanto zero, però era una situazione anomala. Allora io non so se si arriverà ad avere un milione sarebbe già un traguardo, ma se già il prossimo anno cominciassero ad arrivare 500-600 mila euro, penso che qualcosa di più si potrà fare. Speriamo nel 2017 di avere delle entrate che ci permettano, non solo per quanto riguarda i film, ma anche un po' tutta quella che è la promozione turistica e anche territoriale del nostro territorio, e quindi auspichiamo in un 2017 migliore. Un lavoro, quello di Vicenza Film Commission, iniziato 8 anni fa e che è arrivato ad una fiction di padre in figlia in 4 puntate in onda su Rai 1 con un cast di livello. Siamo riusciti a portare in Veneto, in particolare a Bassano, questa splendida storia scritta dalla Comencini per la regia di Riccardo Milani. È una saga familiare che va dagli anni 50 fino agli anni 80, per cui ripercorre un po' tutto quello che è stato il mondo femminile di quegli anni, l'evoluzione del mondo femminile, per cui si passa dalla legge sull'aborto a quella poi sul divorzio eccetera eccetera, per cui fa capire quelle che sono le varie condizioni sociali soprattutto del mondo femminile. Questa saga, ripeto, di due famiglie di distillatori che si intrecciano poi in una serie di storie sia d'amore che poi anche di drammi eccetera. Il cinema fa girare l'economia, almeno questo è successo a Bassano. Soddisfatti quindi? Il cinema è un volano per l'economia del territorio? Ma assolutamente sì, non solo appunto per l'economia turistica ma proprio per l'economia in generale. Noi abbiamo visto in soli 2 mesi di riprese sono stati rilasciati sul territorio 1 milione di euro solo dalla casa di produzione, ma 1 milione è stato lasciato sul territorio dall'indotto.